Siamo con uno dei massimi esperti in materia, Gian Piero Di Federico, guida alpina. Solo di ieri un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli escursionisti. Si è perso il limite del rischio, secondo lei? Sì, forse sì. Manca un po' la consapevolezza del rischio, perché andare in montagna o andare al mare estremo, andare in qualsiasi parte dove comunque l'uomo non è proprio a proprio agio, c'è un quoziente di rischio. Questo quoziente di rischio bisogna accettarlo e bisogna anche fare una sorta di contabilità a tavolino di come è il meteo quel giorno, come siamo preparati per quella salita, per quella scalata, per quell'escursione e se siamo capaci poi di tornare indietro, perché tornare indietro è più difficile che andare avanti. E poi ecco, bisogna stare anche più attenti alle proprie capacità, al proprio allenamento, perché non è che bisogna chiamare l'elicottero anche se si è stanchi dopo un'escursione, sono stanco, chiamo l'elicottero. No, l'elicottero, distogliamo l'elicottero da altre situazioni ben più gravi che il nostro malestro, la nostra stanchezza. E anche i ragazzi di soccorso alpino vengono distolti anche da altre mansioni, perché non è che si può chiamare soccorso alpino sempre, ovunque, comunque. Per concludere, diciamoci la verità, bisogna rispettare la natura, mare o montagna che sia, perché la natura è più forte di noi. Certo, la natura, vedete anche le ultime vicende del meteo, è più forte di noi ed è anche abbastanza, con eventi anche abbastanza improvvisi. Bisogna stare attenti e avere sempre una via d'uscita, la capacità di essere bravi a capire come poterne uscire da certe situazioni, però studiare a tavolino. Non è che si può improvvisare, andare su e adesso chissà, vediamo che si fa. Ma questo si riferisce all'estate, ma anche all'inverno, alle montagne innevate, alle valanghe, alla neve, che la neve è un elemento molto pericoloso, come sappiamo purtroppo 2 anni fa con la tragedia di Rigopiano. Bisogna soltanto studiare, valutare, perché si è comunque in un ambiente estremo, perché quando ci si alza oltre i 1500 metri, comunque è un ambiente estremo.